Si è conclusa la 13ª Notte Europea dei Ricercatori, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea dal 2005 con l'obiettivo di creare occasioni di incontro fra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informativo e stimolante. Oltre 200 eventi in Europa, esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, ma anche conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti, 9 progetti per un totale di 116 città italiane coinvolte, numeri che confermano l'Italia come uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio. Come ogni anno, l'Agenzia Spaziale Italiana ha aperto le porte della sua sede romana. Dalle 16 alle 24, per tutti i curiosi accorsi, è stato possibile per una sera calarsi nei panni dei ricercatori. È un successo perché lo spazio è un successo. In Italia qui abbiamo il mock-up dell'antenna di Cassini, che è stato un grande successo italiano con agenzie spaziali come NASA, ESA. È il segno che la ricerca spaziale è molto importante ed è molto, come dire, crea molta curiosità. Quindi ieri abbiamo avuto la presentazione di Parmitano, oggi c'è questa bella giornata della ricerca, è un modo per far capire alle giovani generazioni, a tutti quelli del nostro paese, quanto è importante la ricerca, la scienza e la tecnologia per creare un mondo che funzioni meglio per tutti. Una serie di attività dislocate per tutto il perimetro della futuristica sede dell'ASI. Si inizia con l'osservazione del cielo al telescopio, per i più piccoli torna il laboratorio dei razzi, per chi sogna lo spazio invece un simulatore del Soyuz e uno della Stazione Spaziale Internazionale. Questa qui è una giornata nella Stazione Spaziale, quindi come un astronauta, diciamo, vive una giornata tipo nella Stazione Spaziale. Partiamo dal risveglio, appunto, l'astronauta si sveglia, fa degli esercizi, quindi dopo ci saranno degli esercizi con gli elastici, chiaramente a gravità zero i pesi non pesano, quindi uno deve lavorare con, insomma, studiare, pensare come un fisico e quindi lavorare con gli elastici, e poi dopodiché faremo vedere qual è un classico cibo da astronauta, quindi le barrette e i liquidi che devono essere contenuti all'interno di sacche, non possono uscire, sennò, insomma, creano non pochi problemi. E per finire faremo vedere faremo vedere attraverso il microscopio dei cianobatteri, perché sulla stazione spaziale chiaramente si fanno degli esperimenti, ci sono questi esperimenti con i cianobatteri, ossia dei batteri estremofili che riescono a sopravvivere a temperature bassissime o altissime oppure a pressioni molto alte, e sono appunto batteri che vengono esposti sulla stazione spaziale per vedere quanto resistono. Inoltre lo Space Science Data Center dell'ASI ha proposto una serie di attività manuali e interattive che permetteranno al visitatore di conoscere il lavoro dei ricercatori mettendo le mani sulla scienza, dal tappeto gravitazionale per spiegare la teoria della relatività. Il telo gravitazionale mostra come la forza di gravità, che è stata sempre interpretata nei secoli scorsi come una forza legata all'oggetto e alla massa, in realtà è un effetto della deviazione dello spazio-tempo, quindi non è una forza effettiva, ma ogni corpo, in quanto esiste, altera lo spazio-tempo. Questa alterazione dello spazio-tempo influisce sugli altri corpi, anche su quelli privi di massa. Cioè, quando abbiamo scoperto che anche la luce veniva deviata dagli oggetti, ci siamo resi conto che la luce, non avendo massa, i fotoni sono a massa nulla, non potevano essere soggetti alle forze di gravità. E quindi bisognava cambiare la teoria. La relatività generale di Einstein ha introdotto questa deviazione dello spazio-tempo, cioè ogni oggetto esiste e quindi altera lo spazio-tempo. Questa alterazione influisce sugli altri oggetti. Vedo che c'è una gran voglia di lanciare fotoni tra i ragazzi. Sì, è divertente. Beh, la scienza deve essere anche gioco e il gioco avvicina i ragazzi alla scienza, quindi sì, è un modo semplice di vedere un concetto che altrimenti sarebbe abbastanza astratto e complicato. Alla telecamera a infrarossi, passando per la bilancia gravitazionale che permette di misurare il proprio peso su diversi pianeti. L'idea è venuta per far conoscere alla gente le differenze che ci sono nel sistema planetario, nel sistema solare, nei pianeti del sistema solare, e fargli toccare con mano qualcosa che avesse a che fare con i vari pianeti e fargli sentire proprio fisicamente la differenza che c'è, per esempio, a muoversi sui vari pianeti. Una delle differenze principali che caratterizza i vari pianeti del sistema solare è appunto la loro forza di gravità. La gravità di un pianeta dipende dalla massa del pianeta e dal raggio. E con questa bilancia noi facciamo appunto vedere come il peso di una persona cambia a seconda del pianeta su cui si va a pesare. E non è sempre intuitivo il peso che la persona
avrà in un dato pianeta, perché per esempio su Giove le persone intuitivamente pensano ah sì, è un pianeta molto massiccio, peserò tanto, e così è. Però su Saturno, che anche lui è un gigante gassoso, non grande come Giove ma comunque un gigante gassoso, il peso di una persona è praticamente simile a quello della Terra. E questo si spiega perché per esempio per Saturno abbiamo una massa che è 100 volte la massa della Terra e un raggio che è 10 volte il raggio della Terra. E dato che l'accelerazione di gravità che entra nella forza peso è proporzionale, direttamente proporzionale alla massa del pianeta, inversamente proporzionale al quadrato del raggio, noi abbiamo 100 la massa, 10 al quadrato che divide, quindi le due quantità si elidono e quindi su Saturno, contrariamente all'intuizione, noi pesiamo quanto sulla Terra. Quindi è divertente far vedere come sui vari pianeti il peso cambia. E facciamo vedere anche come sulla Luna pesiamo un sesto rispetto alla Terra. E per questo diciamo, ricordate come gli astronauti sulla Luna saltellavano come canguri, proprio per questo, perché io per esempio peso circa 60 kg, sulla Luna peserei 10, e quindi con lo stesso sforzo che sulla Terra mi permette di sollevarmi di 10 cm, sulla Luna farei salti di 60 cm. Il Cat Lab ha messo a disposizione dei visitatori i propri laboratori, dove erano in programma una serie di attività. Sono già 2 anni che organizziamo, partecipiamo alla notte dei ricercatori con l'associazione Frascati Scienza. E per noi è un piacere, nel senso che tutte le persone che sono qui volontariamente e non vogliamo neanche incidere sul bilancio che la Commissione Europea assicura a questa bella iniziativa, e per noi è anche parte un dovere civico per far conoscere alla comunità non solo che cosa si fa la Fondazione Edoardo Malti, ma anche in generale qual è l'importanza del trasferimento tecnologico anche nel settore dello spazio. Questo è il nostro laboratorio di chimica della Fondazione Amaldi e noi apriamo i nostri laboratori ai bambini, ragazzi, visitatori che hanno curiosità di sapere sia cosa facciamo qui dentro, sia prepariamo per loro degli esperimenti ad hoc su piccoli principi di chimica, di fisica e di microscopia. Cioè il vuoto è praticamente l'assenza di materia, ok? Magari un po' più generale, l'assenza di atmosfera. Se per esempio prendo una bottiglia che è... no, è piena d'aria, ed è piena d'aria. Infatti che cosa faccio? L'attacco a una pompa da vuoto, quindi creerò il vuoto all'interno della bottiglia. Quando lo faccio con un macchinario apposito, che cosa succede? La bottiglia si comprime. Allora, normalmente si pensa che è la pompa da vuoto che tira la bottiglia giù, invece non è così, ma è l'aria che è fuori che vuole entrare all'interno della bottiglia. Questo perché l'aria vuole andare dove non c'è. Siccome all'interno della bottiglia non c'è aria, quella da fuori vuole entrare, dice voglio entrare e non riesce perché ha la plastica intorno. Perfetto. Detto questo, cosa succede a invece un materiale che non è comprimibile? Che se io accendo la pompa creerò il vuoto all'interno, l'aria vuole entrare ma non lo può fare, non può deformarsi, quindi crea che cosa? Un peso sulla sfera. Io adesso non sono più in grado di sollevarla. Ti chiederei di provarci perché è una sensazione molto forte, il peso è molto elevato. Se invece spengo e faccio entrare l'aria, quello che sentite è tutta l'aria che io ho estratto. Quando l'aria all'interno è uguale all'aria all'esterno, posso sollevarla. Non solo scienza ma anche arte, con la mostra dei quadri spaziali del maestro Paolo Monti. A me interessava raccontare con molta umiltà il cielo attraverso non una visione astronomica ma emozionale, diciamo così. Quindi i miei sono cieli a carattere lirico, a carattere poetico. Anche perché nella storia dell'arte il cielo è stato rappresentato fino a pochi anni fa come dei puntini o delle stelle, e da poco che si ha una visione dello spazio per quello che è, quindi le galassie, i colori. Ecco, quindi questo è un po' il senso di questa mostra. Un allestimento che permette di compiere un percorso sia alla scoperta delle opere del maestro Fabbri che della sede dell'Agenzia Spaziale Italiana. Novità di quest'anno Andrea Rivera, il noto attore e cantautore che ha presentato in anteprima il suo spettacolo dedicato allo spazio, in prima assoluta all'Auditorium dell'ASI, dal titolo I viaggi spaziali di Andrea Rivera.
Quest'anno la notte si inserisce nel contesto di Scienza Insieme, la prima iniziativa nazionale di divulgazione scientifica dei principali enti di ricerca, che lavoreranno insieme con l'obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbini rigore scientifico e condivisione della conoscenza. Scienza Insieme nasce per unire le competenze trasversali degli enti di ricerca e dare vita a un polo istituzionale di riferimento per la divulgazione scientifica in grado di assolvere alla cosiddetta terza missione: la valorizzazione della scienza nel panorama nazionale e internazionale.